Buongiorno, buonasera e buonanotte. Il menù di oggi prevede tante filettature in tante salse. E faremo tre disegni. Il primo sarà un cilindro che andremo a filettare con determinate misure e poi, boh, visto che ci siamo anche a smussare di un millimetro così a caso, questi tre cerchi neri in realtà sono dei simboli della filettatura che abbiamo precedentemente eseguito. Cioè, in futuro, insomma, un po' di ritorno al futuro. E poi vedremo come si faranno. Il secondo disegno, appena mi riesce a trovarlo, magari, è un parallelepipedo in cui si hanno vari tagli e varie anche rivoluzioni, cioè vari tagli di rivoluzione, scusate, che completeranno i nostri fori e le nostre filettature. Mentre il terzo disegno sarà un parallelepipedo che magari visto in sezione può aiutare meglio, che avrà parecchi fori guidati. Vista in sezione l'ho fatta rispetto al piano frontale e come vedete il primo foro è un foro cilindrico con una sorta di foro conico anche, non mi ricordo il nome, non chiedetemelo. E il secondo foro invece sarà la stessa cosa, però anche col cono sotto. Mentre il terzo è un foro bellino, per carità, con questa piccola nervatura, non so come si dica di preciso, semplicemente cilindrica sia sopra che sotto, come si può vedere. Quindi iniziamo dal primo disegno. Le misure sono molto sportive, anche in questo caso. E facciamo un'estrusione di base rispetto al piano frontale. Facciamo un cerchio, facciamolo abbastanza piccino, facciamo diametro 10 mm, quindi raggio 5. Andiamo a definire il raggio, 5 mm, e spessore 50 mm. Ecco fatto. E ora invece andremo ad applicare proprio la filettatura selezionando questo bordo qua. Quindi inserisci. Se avete lo schermo un po' piccino come il mio, perché sì, dovete scorrere un pochino fino a annotazioni, filettatura cosmetica. E selezionare con abbastanza precisione questo bordo qua. Poi alcune annotazioni. Qui innanzitutto controllate che vi selezioni proprio bordo 1, standard ISO. In automatico vi dà altre impostazioni, però voi siete sicuri di mettere questo tipo filettature a macchina. Dimensione M10 che come vediamo dalle normative ISO 1, sono proprio quelle più utilizzate in tutto il disegno, e diametro minore di 8.344 mm. E per ora non ci sono altri parametri. Quindi, come vediamo, questo cerchietto è la filettatura vera e propria. Possiamo anche però vedere il passo della nostra filettatura tramite opzioni, ovvero questa rotellina, proprietà del documento, dettagli, filettature cosmetiche ombreggiate, ok. Allora, di norma vi dovrebbe dare poche, tipo 3 o 4 linee cerchiate. A me lo dà tutto perché l'avevo già selezionata in precedenza più volte, però insomma non è un grosso errore. Poi potete ovviamente sistemarlo e tutto, ma non me lo ricordo e quindi fatemi
facciamo direttamente il passo successivo, cioè step successivo, passo un'altra cosa in questo caso, che è lo smusso di 1 mm. In realtà dobbiamo fare non raccordo direttamente, ma seleziona il triangolino, smussa, selezioniamo il bordo, quello che abbiamo selezionato prima per fare la filettatura per intendersi, mettiamo spessore 1 mm del nostro smusso e inclinazione 45 gradi. Diamogli l'ok, è sempre il bordo 1 di prima, notate. Non si vede tantissimo, però fermiamoci, mettete in pausa il video per apprezzare la sua bellezza. E questo era il primo disegno. Ora non so quanto duri questo tutorial, spero il minor tempo possibile, però non me la sento di fare promesse. Mettetelo in modalità più veloce, dopo aver messo l'arco ovviamente. E passiamo al secondo disegno, mi sono già scordato che dovevo fare, che vista in sezione, questa cosa. Ok, allora. Il primo sarà un taglio semplice, un taglio estruso, che andremo a filettare. Il secondo invece sarà più o meno la stessa cosa, però un taglio in rivoluzione con, se non sbaglio, anche sopra un cono, cioè un'apertura conica, non so quale sia il termine preciso. Il terzo invece sarà un taglio, anche questo in evoluzione, però con... fatto praticamente, immaginatevi il trincetto che è un rettangolo visto frontalmente con una linea che è inclinata in fondo. Ecco, immaginatevi quello che ruota intorno alla linea di mezzeria e ottenete questo cono gelato con prolungamento, non so come dirlo. E questa è la nostra vista in sezione. Le misure saranno abbastanza a braccio. E quindi passiamo. Ho già fatto il parallelepipedo per diminuire la durata del tutorial di dimensioni 200x100 e spessore 50. Quindi facciamo il primo foro. E selezioniamo taglio estruso rispetto al piano superiore. Facciamo un cerchio di raggio 8 mm, scusate, di raggio 4 mm, quindi diametro 8. Ora l'ho messo a caso, però insomma, magari a volte ci sono delle distanze da ricostruire. Quindi 4 mm e è un cerchio un po' mini. Poi diamogli proprio l'ok del taglio. Ok. Il taglio me lo dà già in automatico 50 mm. Direzione 1 cieco va benissimo. Ok del taglio. E andiamo a fare la filettatura. Ricordatevi che l'unica cosa che definisce una filettatura è il passo. E poi dal passo si ricavano un po' tutte le misure, dalle tabelle fornite da tutte le normative ISO. E però in base al raggio si possono fare certi tipi di filettatura. Ad esempio, come vediamo qui, se facciamo inserisci, annotazioni, filettatura cosmetica, questi tempi del computer, mettiamo standard ISO, filettatura a macchina e qui me le dà tutte perché il raggio è abbastanza piccolo, però come vedremo più tardi non è che mi darà poi tutte le misure possibili, tutte le M, non mi ricordo quale sia il termine preciso, però in poche parole l'indice di riferimento, mettiamola così. Applico a questo bordo qua con molta precisione. Dimensione, come vedete, M10, 10 mm, ok. E do l'ok.
E quindi, come vedete, è filettato. Anche dal sotto, anche se non sembrava proprio aperto, ecco come vedete. Poi facciamo il secondo foro e quindi mi sembra non ci fosse una filettatura in quello di mezzo, però nel terzo c'era e facciamola perché è importante. Si può fare con un taglio in rivoluzione, ma magari quello vediamolo meglio dopo. Per semplicità la faccio con un taglio estruso rispetto al piano superiore. Oppure potevate semplicemente anche disegnare una linea di mezzeria, farci un rettangolo con un lato coincidente proprio con la linea di mezzeria, rispetto al piano frontale fate questa cosa ovviamente. E ve la disegna proprio nel mezzo perché se la fate rispetto al piano frontale, per intendersi, un piano è costituito da infinite linee e una linea di questo piano, quindi se l'andate a mettere come la linea di mezzeria, sarà su questo piano che taglia a metà il nostro parallelepipedo per accorgimenti fatti prima. E quindi facciamo il terzo foro. Ho sbagliato qui. Vabbè, poco importa. Basta fare piano superiore normale A. Perfetto. E torna bellino. Facciamolo più o meno qui. Ora il raggio deve essere 5 mm, quindi diametro 10. Vado a regolare il raggio. 5. E quando poi vado a fare la nuova filettatura cosmetica. Ah, scusate, prima devo tagliare. Perfetto, come prima, esattamente. Quando però vado a fare la filettatura cosmetica, inserisci annotazioni, filettatura cosmetica. E seleziono questo bordo. Come vedete, innanzitutto a notare la bellezza del bordo 1 quando ti compare qua, sempre una gioia, standard la normativa. Non è che mi appaiono, non so neanche se si vede nel video, che ho visto in video precedenti non si vedeva, però mentre prima mi apparivano praticamente tutte, mi pare, le dimensioni, ora stavolta mi appaiono 5, 6, 7 possibilità. Prima c'erano tantissime. E mettiamo M12. E niente, in questo modo capite meglio che in base al raggio ci posso applicare solo certi valori della tabella. E questa cosa sarà molto importante per tutte le normative e per la semplificazione. Di solito si fa M10 perché è quella più economica da realizzare. Poi invece ora facciamo la cavità con il taglio estruso in rivoluzione. Quindi taglio in rivoluzione rispetto stavolta però al piano frontale, giocando un po' con la figura si otterrà prima o poi spero. Piano frontale, ci disegno una linea di mezzeria, ok. Facciamo lunghezza un po' abbastanza a caso. Ma sì, 50 ci basta. Ok, diamogli l'ok. La nostra linea di mezzeria è fatta. Poi facciamo questa sorta di trincetto. Dimensioni molto casuali. Mettiamo magari questa abbastanza vicina a 10 mm più o meno, ok. Facciamo una linea di tot, ne facciamo una inclinata anche fino a che non tocca la linea di mezzeria, e poi ne facciamo una quarta per chiudere appunto la nostra figura. Infatti si colora poi. A questo punto, diamogli l'ok, se no poi piange.
A questo punto abbiamo il nostro taglio in rivoluzione, come spiegavo prima, la linea di mezzeria in poche parole finisce sul piano frontale proprio, quindi va nel mezzo, e vediamo il locale del nostro taglio. Come vedete, magari dalla vista in sezione si vede meglio rispetto al piano frontale, diamo il locale. Come vedete, cosa ho qui? Ho un cilindro e poi un cono. Diciamo che quindi è più corretto rispetto a questi perché si chiude a punta. Mentre qui, come vedete, in base alla filettatura che ho messo, anche d'occhio si vedono spessori diversi. E quindi questo è quanto. Diamo una controllata alla parte già realizzata per vedere se mi sono scordato qualcosa. No, questa è la stessa. È questa qui. Vediamo la sezione. E sì, ok, più o meno era la stessa. Ah, no, c'era una piccola accortezza. Questo è il taglio che in realtà sarebbe dovuto andare nel mezzo. E prendiamo questo cilindro, questo qui di destra. Se magari il computer collaborasse a posto, non sarebbe poi così tanto male. Togliamo la vista in sezione. E scusate ancora. A posto. E facciamo proprio. In realtà l'abbiamo quasi già fatto. Potremmo fare questa sorta di foro conico con gli stessi metodi di prima. Ora, qui l'abbiamo fatto in basso, però avete magari visto che le teste delle viti hanno questo cono sezionato. Basta fare come prima una linea di mezzeria e poi niente, concentrica con l'asse di questo cerchio. Basta fare la figura che abbiamo fatto prima. No, scusate, un triangolo, per intendersi una linea qua, una qua di 45 gradi o l'inclinazione che volete, una che li congiunga su questo bordo, e poi anche qui mettere il taglio in rivoluzione, e vedete, insomma, un tronco conico, lascia a voi l'ebbrezza. Quindi passiamo al terzo disegno, non prima della curiosità del giorno, ovvero che i Basenji, una razza di cani, quando sono particolarmente contenti, fanno in modo un abbaglio strano perché fanno una sorta di yodel. Vabbè, ci sono video su YouTube anche lì, quindi guardateli così. Quindi, ora andremo a realizzare dei fori con proprio la funzione apposita, ovvero creazione guidata di fori. E è più semplice a farsi che a dirci. Quindi abbiamo fatto anche prima lo stesso parallelepipedo, cioè ho fatto. Voi fidatevi di me, poi se non ci credete, boh, denunciatemi, insomma, fate qualcosa. E andiamo proprio direttamente a fare fori. Ora qui mi ero segnato tutte le misure. Allora, il foro a sinistra. Dobbiamo fare creazione guidata dei fori, creazione guidata dei fori. Non scegliete le altre due modalità perché in realtà vi ingannano abbastanza spesso. Poi mettiamo il quarto tipo di tipo di foro, ovvero questo qui. Mettiamo prima alcune dimensioni. Allora, tipo preforo standard, dimensione M10, ovvero quella più comune. Piano piano ci si arriva, eccola. Condizione finale passante va bene, filettatura passante perfetto. Ah, standard ISO, ok, ci veniva già prima. Opzioni, questo qui nel mezzo,
Metti la svasatura finale è 10.050, mettiamo anche quella iniziale. Mi raccomando, fate in modo che coincidano, perché sennò potrebbe essere un po' bruttino, detto in modo elegante. E poi tipo profilo standard, dimensione M10, quindi niente, direi di andare proprio a posizionare il foro. Posizioni. Prima selezionate la faccia più che altro, mi riuscisse magari sarebbe anche simpatico. E poi come vedete, se mettete su posizioni e poi direttamente qua, potete fare il vostro cerchio. Poi potete regolarlo dopo, insomma, non è un grosso problema. Come vedete, abbiamo fatto il primo. Torniamo su tipo, diamo una controllata finale e diamogli l'ok. Quindi il nostro primo forellino è fatto, come vedete anche qua buca completamente la figura. Controlliamo anche con la vista in sezione, perfetto. Anche se non si vedono, comunque si hanno dei coni qui anche in fondo. E niente, e questo primo foro è fatto. Quindi leviamo la vista in sezione. Poi passiamo al secondo foro. Quindi, come prima, andiamo su creazione di guidata dei fori. Di nuovo, creazione di guidata dei fori. Stavolta useremo un diverso tipo di foro che è secondo foro nel mezzo, secondo tipo. Ok, quindi stesse cose di prima, però mettiamo il secondo tipo dall'alto. Dimensione M10, ottimizza normale, condizione finale passante. Però mettiamo svasatura finale 20 mm, quella iniziale la dà in automatico di 10.050. Quindi diamo l'ok. Ah, sì, giustamente, selezioniamo la faccia. Poi facciamola nel mezzo, perché sì. E a questo punto diamogli l'ok. Vediamo la vista in sezione. Ok, diamogli ok. Voilà. Mi sembra proprio un lavoro fatto per bene. E quindi questo è quanto. Quindi questo è il secondo foro. Andiamo a fare il terzo, togliamo la vista in sezione. E mettiamo quindi la stessa cosa di prima, creazione guidata dei fori. Mettiamo però stavolta la terza tipologia, ovvero questa qui. Le dimensioni abbastanza casuali. In automatico ci dà quelle di prima che a noi ci vanno bene perché ragioniamo in maniera molto sportiva. E quindi posizioni faccia, mettiamola qui, diamo l'ok e andiamo a vederla in sezione anche stavolta. Ed ecco fatto, come vedete. Prima il parametro era la. Qual era? Aspetta. Ah, la spazzatura finale, perché l'ho fatta partire da questa faccia qui che fate conto alla cima. Sia. Scusate per il congiuntivo. E questo cono infatti è in fondo. Quindi diamo un'occhiata a quello che sarebbe stato il nostro modello. Ok, perfetto, coincide. E
con questo è quanto. Ora, visto che il video è lungo, vi lascio. Intanto mi scuso, però questa era una cosa un po' pallosa. La stanchezza era tanta e quindi vabbè, è andata come è andata. Però vi lascio con una domanda amletica. Se ho due porzioni di lasagna e ne metto una sopra l'altra, ottengo una lasagna sola o sono comunque due porzioni? Scrivetelo nei commenti. E con questo vi saluto. Buona!